componente l'equipaggio di una vedetta della Guardia di Finanza nel corso di un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina si poneva all'inseguimento di un gommone albanese dal quale erano sbarcate numerose persone. Nel concitato susseguirsi delle varie fasi dell'inseguimento, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, forniva determinante e lucido apporto personale. Lo straordinario spirito di servizio del militare si spingeva sino all'estremo sacrificio della vita, allorquando gli scafisti albanesi, con un'efferata condotta criminale, per sottrarsi alla cattura, indirizzavano scientemente la loro imbarcazione, dopo averla abbandonata contro l'unità navale del corpo, causandone lo speronamento. Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l'autorità dello Stato a mantenere forza alla legge. Acque di Castro Marina, Lecce, 24 luglio 2000.